la figura dell'arcivescovo, indipendentemente da chi esso sia, è sentita come un punto di paragone, non oso dire di riferimento, e tuttavia come una persona che in forza del compito che gli è stato dato può favorire, al di là dei suoi limiti e delle sue fragilità, può favorire quella vita buona che deve trovare soprattutto in una istituzione delicatissima come questa uno dei suoi punti espressivi. Infatti nessuna realtà come le realtà che hanno come scopo la cura della salute dell'uomo diventa un test del grado di civiltà di una città, di un popolo e di una nazione. E quindi una realtà poi come la vostra, dalle caratteristiche che ho potuto rilevare leggendo le carte che Don Tullio mi ha mandato, ascoltando voi, conoscendo un poco per esperienza indiretta attraverso persone che sono fatte curare in questo luogo, una realtà appunto di eccellenza come la vostra è proprio un fattore di grande civiltà nella nostra Milano. Sono entrata qui alla fine del 1968 per un hosting e volevo dirlo, non l'ho mai detto, ma questa volta voglio dire l'eccellenza di questo ospedale, che ce l'ho nel cuore naturalmente. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Perché i miei familiari sono rimasti in Toscana. Ma io devo ringraziare i medici, ma l'attenzione spirituale soprattutto che ho trovato nei sacerdoti. In modo particolare ho conosciuto Don Giovanni e mi ha potuto seguire sia prima dell'intervento che dopo l'intervento. Ho potuto sperimentare in questi mesi di malattia che la malattia non è qualcosa che è contro di me, ma qualcosa che è un'opportunità che mi è stata data per conoscere più la realtà, per sviluppare meglio la mia vita. Perciò, ecco, io voglio ringraziare tutti loro e poi chiedere a lei, Eminenza, ma è questa, come dire, questo modo di fare che in qualche modo esprime la Chiesa anche da parte di chi magari dice di non credere. Sono responsabile delle cure palliative dell'ospice qui all'istituto. Le volevo rivolgere una domanda un po' generale. Intanto ringraziando il direttore scientifico che è stato molto cortese anche a citare la nostra esperienza, ma forse è un po' diminutivo questo, forse ha identificato in questa esperienza un elemento importante all'interno dell'attività dell'istituto. Le volevo chiedere questo, conoscendo un po' lo sviluppo delle cure palliative, l'importanza che viene attualmente attribuita anche nel dibattito pubblico a questo aspetto dell'assistenza, lei non crede che questo terreno nel quale praticamente è vicino alle bisogni del malato, che si può confrontare quotidianamente, nel quale comunque viene additata l'importanza degli aspetti anche sociali, psicologici e spirituali dell'assistenza, non possa costituire dal punto di vista della pratica un modo per portare vicino modi di pensare diversi, pensieri diversi, credi diversi, anche convinzioni molto distanti tra di loro vicino alla fase terminale della vita, che qualche volta invece vengono estremizzate in confronti che tengono più punto di, partono di più dal punto di vista ideologico di chi non conosce queste tematiche che non dal punto di vista dei bisogni
ricordi e del confronto quotidiano vicino a Empatia. Devo fare questa così modesta provocazione per vedere se vuole aggiungere una parola. Grazie. Incomincio a reagire a dire qualcosa. Poi non sarei in grado di trattenere tutto. E voglio anzitutto dire che gli interventi di Adele e di Antonella sono il segno più bello del livello che questa vostra istituzione ha raggiunto, del livello di profondità in cui si uniscono, come tutti gli interventi iniziali hanno voluto dire, si uniscono vari aspetti, dalla competenza alla ricerca, all'attitudine umana, all'apertura alla speranza. Io sono convinto sempre di più, essendo ormai alla soglia della quarta fase della vita, per usare le distinzioni che il cardinale Martini elaborò in un suo celebre intervento, che la domanda di salute, la domanda quindi di guarigione, che ogni uomo quando è toccato dalla malattia ha inesorabilmente nel cuore, è sempre una apertura a una domanda più grande, che potremmo chiamare domanda di salvezza. Noi ce la portiamo dentro tutti questa domanda. Cosa intendo dire quando dico salvezza? Una parola che è comune a tutte le religioni, a partire da quelle più antiche, come hanno mostrato grandi studiosi. Ogni tipo di risultato contando su se stesso, contando sulla propria forza, sulla propria determinazione, sulla propria risolutezza. Ma questo purtroppo si è accompagnato a un aumento crescente della nostra sensazione di infelicità. Come pensa possiamo coniugare da una parte il bisogno di scienza necessario, ma con un bisogno crescente di umanità, di fede e di amore? Grazie. Buongiorno, mi chiamo Rocco e sono il presidente dell'Associazione dei Donatori di Sangue dell'Istituto del Tumore. E le do il benvenuto e il saluto da parte di tutti i donatori e sicuramente anche da parte di tutti i volontari e le associazioni che lavorano in istituto, che sono una forza importantissima. La mia domanda era questa, o più che altro un suo pensiero sul perché sempre di più, passando gli anni, c'è una difficoltà molto elevata nel reclutare donatori e quindi una scarsità dell'altruismo e dell'altro sommerso da un egoismo. Viviamo praticamente in simbiosi con tutti gli uomini del pianeta attraverso questi nuovi strumenti, eppure tante volte non riusciamo ad andare in profondità sulla realtà. La realtà è sempre più testarda di noi, è sempre più larga di noi, è sempre più grande di noi, e quindi abbiamo sempre bisogno come di un movimento interiore di cambiamento per poter conoscere la realtà. E Nino è arrivato nella sua esperienza a percepire che persino la malattia è un aiuto per questo, e da lì consegue, lui ha detto, un modo migliore di vivere, un modo migliore di vivere. Questa è una cosa dell'altro mondo. È un'esperienza che non si può non augurare a tutti gli uomini e a tutte le donne, poter vivere la malattia così, perché vuol dire che uno non si lascia coincidere, non si lascia definire dalla sua malattia, non si lascia definire e dominare dal suo sintomo, ma lentamente trova il suo volto più degno, il suo volto più grande, il volto che per chi spera appunto nella vita eterna che Gesù ha documentato essere già presente qua giù, un volto praticabile, di cui l'amore
l'esperienza più grande, più clamorosa, no? Come la mamma che tiene in braccio la bimba ammalata, gravemente ammalata, no? È lì che si vede che l'amore vince sulla morte, no? In modo particolare delle cure palliative come accompagnamento al passaggio al padre, diventa molto molto preziosa, proprio perché soprattutto in questa nuova fase, per quanto sia agli inizi, è tuttavia molto promettente, della medicina genomica, la stessa cura palliativa potrà essere adeguatamente proporzionata al singolo, no? Alla persona, e quindi, come dire, salvare e difendere fino all'ultimo momento anche un alito di vita, a riconoscimento del dono e della bellezza che essa è, come diceva Don Tullio citando la frase dell'ingegner Carenzi, e come ci sta testimoniando da tantissimi anni il dottor Bonadonna, che ringrazio per essere qui, con la sua grande lotta contro una malattia che sta diventando più dominabile e meno tragica. Quindi sono luoghi come questi in cui la cura, l'arte della terapia, perché la clinica non basta, bisogna che sia mediata dal rapporto interpersonale, e solo questo dà speranza, la speranza che il Don Tullio ha voluto certificare anche in senso tecnico-scientifico, comunque con le risposte sono molto interessanti, sono comunque molto interessanti, no? E si dovrà andare avanti a lavorare per forza, perché quel che si chiama genericamente la spiritualità offre senso, dà senso, no? E l'uomo è un essere che per sua natura ha bisogno di senso. Più la prova è dura da affrontare, più ci vuole una ragione. E non a caso ciò che dà la ragione massima per affrontare una prova è l'amore dei propri cari e l'affetto dei volontari.